Salve. Ciao. Piacere. Chi siete voi? Piacere. I Beers Brothers. Sì, lei è la mia ragazza. Io sono un'intrusa, posso stare qua lo stesso anche se non sono dei Beers Brothers. Sei la cosa più bella dei Brothers, quindi sai, immagina che sei. Grazie. Mettiti più qua che c'hai più luci, perché lì sei con... No, no, no. Ah, io? Tu, okay. E tu il protagonista, non lei. Ok, bravo. Mettiti qui, qui, qui. Okay. Ok, allora... Qui c'è la tua musica? Sì, c'è un EP che abbiamo fatto nel 2015 e ci sono tre tracce. Invece di fare il finto vinile, fai il vinile vero. L'abbiamo fatta come tecnica per diciamo così, far uscire meglio il CD. Poi per carità è una questione estetica, insomma, importante sì, sì. Quello che c'è dentro. Allora, Dears Brothers. Già. Cosa vuol dire Dears Brothers? Fratelli Cervi. Perché il socio che suona con me, noi siamo un duo elettroacustico, facciamo etno blues, andavamo a scuola ai sette fratelli cervi insieme alle elementari e pensavo che questi fratelli cervi fossero dei cervi in un bosco. Poi ci siamo resi conto che erano invece dei partigiani, questa cosa ci è rimasta così impressa che poi quando ci siamo riuniti nel 2013 abbiamo deciso di chiamarci Dears Brothers, come fratelli cervi. Okay. Le consiglio di ascoltare Mr. J, che è la nostra prima canzone uscita. Che... Mr. J è la prima. Esatto. Ok. Mentre va, sei tu il cantante, la canta Mr. J, poi sentiamo anche la voce. Jane, tell me what is real. Hey, Mr. Jane.
finale non mi piace, perché il brano si mette proprio seduto alla fine. Il finale nel senso proprio dopo il ritornello finale? Sì, perché alla fine si spegne in una maniera non codificata, cioè non è che è come che si spegne dopo tanta rabbia c'è la pace, è una roba che non... perché il resto è... però il finale... Sì, noi quella era la prima registrazione del 2015, tenga presente che col tempo si è molto più colorata, nel senso, però era quello che... No, sto dicendo, poi, di dove sei tu? Di dove sei? Allora, noi siamo di Valenza, provincia di Alessandria, abitiamo, diciamo che... ci siamo ritrovati a Valenza nel 2013, sì. Perché io venivo dall'Africa e il mio socio veniva dalla Sardegna. Siamo ritornati tutti e due a Valenza per lavorare. Il Sardegna era sardo lui? Sì. Di dove? Di Oristano. Ah, proprio. E l'africano è africano? No, io sono... No, ah, no, che hai fatto tu in Africa? Perché i miei genitori hanno un'attività in Africa. Dove? In Tunisia. Tunisia, sì. E praticamente siamo ritornati per scelta, ci siamo lanciati perché volevamo lavorare, volevamo cercarci delle opportunità e casualmente tutti e due abbiamo iniziato a suonare la chitarra all'età di 15 anni e abbiamo scoperto tutti e due la passione per il blues e poi sono venute fuori queste cose. Non mi ero accorto che gli piacesse il blues, non si capiva da questo brano, no. Che è strano, ti piace il blues, strano. Beh, tenga conto che noi adesso a fine 2017 faremo il nostro primo album, cioè andremo a registrare il nostro album, ci sono 8 tracce, però quello là volevo condividerlo con lei, sì, perché... Tanto dammi del tu, ma poi dopo tu fai un album e fai del blues, non puoi fare un CD. Devo fare il vinile? Certo, garantito al limone. Non con una bella copertina. Certo. Hai capito? Cioè... Ma quello sì, assolutamente. Ma perché canti in inglese, scrivi in inglese? Perché, allora, io come ti ho detto, i miei lavoravano in Africa, quindi là facevo un genere abbastanza, cioè facevo heavy metal. E ho iniziato a scrivere in inglese, perché ho visto che... Ma in Tunisia si parla inglese? No, c'è il francese, come, però musicalmente parlando c'era un ottimo riscontro in inglese. Allora mi è rimasta questa cosa così tanto impressa che ho detto, se canto in inglese riesco a andare oltre il confine, nel senso far ascoltare anche delle persone che magari non conoscono l'italiano, ma l'inglese è comunque una madrelingua, quindi meno male tutti più o meno lo sanno. Ed è stato quello, per andare oltre il confine. Forse adesso le cose sono cambiate, in realtà... In passato oltre confine ci andavi, si cantava in italiano e in napoletano. Chi è andato contro confine sono tutti quelli Pino tipo Pavarotti, certo, tipo, no, tipo che ne so, i cantanti napoletani, Domenico Modugno, eccetera, c'era la melodia italiana, certo. Ramazzotti, Laura Pausini. Sì. No, beh, noi oddio, anche quello italiano, cioè a livello di italiano avevo sempre ascoltato roba molto internazionale, perché noi, come ti ho detto, questa passione per il blues da arrivare proprio al Mississippi, al Muddy Water, Robert Johnson, Sonny Boy Williamson, diciamo che ci hanno fatto un po' vivere di più l'inglese, la musica a livello internazionale, quindi abbiamo scelto di continuare su questo cammino qua. Sonny Boy Williamson. Ma tu conosci gli originali inglesi, quindi quelli che hai mai nominato, o anche chi ha fatto del blues in Inghilterra, la propria Europa, quelli del blues revival, Fleetwood Mac, tutto quello, Savoy Brown? Diciamo che io il blues sinceramente l'ho conosciuto grazie a Eric Clapton, perché sì, lui è stato secondo me quello che ha fatto risuscitare il Mississippi blues, quello vecchio. Grazie alle sue canzoni riprese, sì, sono sì, riuscito un po' a scavare sempre più là. Che e poi iniziò con John Mayer, e John Mayer anche lui fece, è stato quello che ha iniziato tutti questi chitarristi. Chiaramente. E poi sono passato, cioè io ad esempio purtroppo non ci sono quei brani, però ho scritto un brano che si chiama Angel, che è un fingerstyle. E questa tecnica qua la devo grazie anche a Tommy Emmanuel, grazie anche a persone anche come Robert Johnson, che sono stati i primi a avere questo aroma di fingerstyle, questa musica indipendente a livello ritmico e melodico, e sono contento di questo.
Allora senti, niente, aspetto che tu faccia un disco per sentirvi. Ma voi quando vi esibite? Siete con un gruppo? No, siamo in due. Siete un duo? Sì. E fate un duo to finger, eccetera. Io, chitarra... Usate la loop station o no, neanche quella? Neanche stop quella. Box. Ah, stop box. Che sarebbe quel pedale che fa il rumore, sì, della cassa della batteria. Sì, 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 sì. E io uso una chitarra acustica con una doppia uscita, piezoelettrico e pickup magnetico, così ho suono sia della, cioè, se suono della elettrico da poter mettere di lei distorsore e suono acustico. Con lo Stombox invece il mio socio ha la chitarra elettrica e bottleneck, insomma, poi doppia voce, comunque sì, quello. Ah, beh, sono curioso di sentirvi dal vivo, prima o poi accadrà. Ok? Grazie. Va buono, e fai il vinile. Va bene. Va bene? Ti ringrazio. Ok, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao.